Niente, ragazzi, fatemi sapere un po' da dove arriva, da dove l'Italia, da dove sta rispondendo. Beh, sono Novara, centinaia. Messina, Rimini, Liguria, wow, grazie per l'opportunità. Cremona, Calabria, Firenze, Napoli, Latina, Alassio, Azerbania, Savona, vai, alla grande, Bari, Lecce, Matera, Cecina, Salerno, Viterbo, vai ragazzi, abbiamo l'Italia. Fantastico, veramente Dai, ci sono siamo. molto assedi, Sardegna presente. Anche Milano. Bene, 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 finita Nova Marche, fantastico. Quindi diciamo che i miceratori futuristi italiani hanno risposto alla grande, al nostro La appello, chiamata. alla chiamata, alla donata e come dicevamo anche nel post di Facebook. Vogliamo dare una ventata di ottimismo, ce n'è un gran bisogno e Marinetti diceva proprio questo, no? Bisogna affrontare in maniera futurista il mondo guardando al futuro e quale miglior momento per non parlare di questo. Bene, e siamo venuti a Torino, capitale del mondo, come è noto, almeno del mondo del Vermont, mettiamola così, senza nulla togliere la Coconato d'Asti, che anche quella è un'altra capitale, ma avremmo dovuto pedalare molto sulle linee di internet, perché la linea è veramente sofferta. Quindi Fulvio ci ha ospitato nel salone dove tranquillamente e di solito fa esperienza Vermont, Esatto. quindi, e poi Torino è in qualche Beh. modo futurista, quindi è bello esserci. C'è la Oggi, Monte Monferrato dagli Infernotti, c'è uno che sta parte, ci sta parlavamo seguendo. di linee difficili. Linee difficili. Ecco, se succede, qualcuno dice non vi vedo, scollegatevi e ricollegatevi. Può succedere anche questa programma. Noi saremo intensivi e densi nelle Assolutamente. cose, quindi non ci perdiamo troppo in chiacchiere. Abbiamo un programma molto interessante. Per forza avrete, chi l'avrà già visto in parte lo conosce, ma un aggiornamento della presentazione della miscelazione futurista. Questo è un anno digitale e quindi questo è quanto, nel senso che non, è evidente che non sarà possibile fare un evento fisico. Quello dell'anno scorso è stato, direi, spettacolare, quello del 2018, Assolutamente. però questo non sarà da meno, nel senso che comunque vi porterà un aggiornamento dei concetti, vi porterà un seminario anche divertente, come è e come vuole essere la miscelazione futurista, ma non meno culturale, perché ricordiamo che questa è la nostra risposta allo stile di miscelazione anglofono mondiale, è uno stile che abbiamo un pochino perso per qualche decennio Eh almeno. sì. Ma era lì scritto sui libri, era scritto sulla cucina futurista di Marinetti, e semplicemente non era applicato e forse, non lo so, direi che ci voleva questa generazione per avere un nuovo entusiasmo. Esattamente. Anche perché se andiamo a vedere anche quando ci siamo, a me piace sempre ricordare come è iniziata questa avventura. Io avevo iniziato a fare qualche serata futurista a Torino nel bar dove lavoravo e visto le buone adesioni, visto l'entusiasmo della gente, andai a parlare con la famiglia Bava perché loro avevano l'americano che aveva questa impostazione futurista nella pubblicità. C'era questo galletto stilizzato che sembrava un po' quello di Pichillo, e allora andai da loro e da lì poi partì l'idea di perché non pubblicare il libro giallo che, come Molti dire, conoscono che già. molti conoscono e tra l'altro, ragazzi, questo libro sarà eccezionalmente in vendita oggi perché ne abbiamo trovato un numero ristretto e quindi alla fine del seminario sarà possibile ordinarlo, credo che questo potrà fare piacere a moltissime persone perché ricevo abbastanza spesso richieste per avere questo libro. Sì, il libro è stata, diciamo, l'occasione proprio per mettere insieme tutti i concetti, ma volutamente per salvare
anche tutta la documentazione che avevamo. Il libro era partito da alcune pagine d'articolo scritte in Puglio, e poi ci siamo fatti prendere la mano. Esatto. È uscito un articolo incredibile, eccetera. E di fatto oggi la Bibbia è possibile. Fatto altri e niente di più esaustivo e nessuno ha seguito la nostra nessuno forse ha seguito l'esigenza, però io credo che ne sia valsa la pena, perché tornando a noi, perché la miscelazione futurista è l'unico esempio veramente organizzato, come dire, certificato, perché molte di queste ricette erano state pubblicate in tutti i modi in quegli anni. E da accidenti da quali autori. La cosa curiosa, e poi lo ripeteremo, è che non erano dei bardi. Quindi queste in realtà non sono dei cocktail, non sono delle polibibite, sono delle opere d'arte. Ed è anche bello pensare, no? Pensare che nei bar le installazioni temporanee, delle opere d'arte che poi corrispondono, se volete, a quello che è fenomeno parallelo della grande cucina, cioè non vai a mangiare un'insalata, vai a mangiare ad alba i 70 fiori uno diverso dall'altro perché ti appaga l'occhio, e quindi entriamo anche nel sensoriale. Per essere pratici, un piccolo programma di quello che succede oggi, come dicevamo, c'è questo seminario di circa una quarantina di minuti, poi avremo un video e avremo diciamo il lancio di questa chiamata di nuovo alle armi, agli shaker, per anche quest'anno fare una selezione di celatori futuristi. Quindi lo racconteremo in fondo. Ci sarà qualche intervento interessante di gloriosi miscelatori record che hanno vinto. Si tengano pronti, perché chiederemo anche a loro di apparire a un certo punto. E infine avremo le domande e risposte. Siamo a disposizione. E man mano però non sappiamo quello che succederà. Quindi io direi che posso iniziare? Partire. Posso mettere l'audio, immagino, vero ragazzi? Si sente sempre tutto bene? Tutto a posto? Aspettate ragazzi, qua c'è. Ok. Va bene? Si sente? Al contrario? Allora, è vero che dovevo mettermi così, vero? Si sente bene adesso? Tutto a posto? Benissimo, allora direi a questo punto di partire con il seminario di Mishi. Si sente malissimo? Si sente friggere? Si sente malissimo? Ok, come possibile? Allora, adesso si sente meglio? No, molto male. Molto male. Uguale, frigge, troppo bello. Frigge. Prima si sentiva bene però, vero? Quindi non bisogna toccare il microfono. Giusto il tempo necessario. Non, abbiamo un altro microfono? Vediamo l'altro microfono. Ah, no, aspetta, così meglio. Ora un po' meglio, non frigge più. Oh, ok, pare che abbiamo smesso di fare le patatine fritte. Benissimo, allora direi di iniziare a questo punto con la visualizzazione futurista. Ricordo che i primi seminari che noi facemmo erano, pensate, nel 2014, nell'autunno 2014, all'indomani della... diciamo degli awards di Spirit di Tales of the Cocktails, quando in miscelazione futurista fu appunto votato proprio tra i primi 10 libri al mondo. E quindi noi partimmo con Roberto in questa bellissima avventura dove appunto andammo in giro per l'Italia a raccontare queste cose. Allora, innanzitutto, prima una piccola premessa sul fatto, cioè, che cos'è il futurismo, quindi il primo futurismo. Il primo futurismo di fatto è forse il futurismo più autentico, quello diciamo degli albori. E quando è che viene, come dire, la fondazione del movimento futurista? Nel febbraio del 1909, quando Marinetti manda questo suo manifesto alle Figaro di Parigi, che viene pubblicato.
Tra l'altro lui, per far sì che il manifesto fosse pubblicato, uscì anche con la figlia del direttore delle Figaro. Mentre il resto in Italia, diciamo che il manifesto fu pubblicato proprio in virtù della sua italianità, ma non ebbe, diciamo, un grandissimo successo. I futuristi, per farla breve, per concentrare, perché sennò vorrebbe dire fare una lezione di storia lunghissima, i futuristi praticamente rivoluzionano, provocano, stravolgono che cosa? La poesia, la pittura, la scultura. Qua vedete dei quadri bellissimi. Voglio ricordarvi che il 20 centesimi di euro italiano ha proprio una scultura di Boccioni che potete vedere proprio su questa slide. Rivoluzionano anche la fotografia, il teatro, il cinema, l'architettura. Questi disegni, ragazzi, che voi vedete, questi palazzi giganteschi, bellissimi, furono disegnati da Sant'Elia nel 1914. Lei già aveva già pensato a degli ascensori esterni, aveva pensato a dei tapis roulant, aveva pensato alle scale mobili. Questi qua erano veramente geniali. Così come potete vedere questi, diciamo, questo inizio di psichedelia che si vede in questa scenografia di Thais fatta da Enrico Prampolini. Ovviamente in giro per il mondo c'è fermento, non è che i futuristi, come dire, erano da soli, c'era veramente tante idee che giravano, tanta voglia di rivoluzione, tanta voglia di cambiare. E infatti qua nascono i primi film di fantascienza, guardate, 1000 km/h, Le meraviglie del 2000, ci sono veramente dei film di fantascienza magnifici, quindi la fantascienza nasce in questo periodo, così come si studiano delle rivoluzioni. Guardate il primo aeroplano a reazione creato da Caproni, molto bello tra l'altro, vedete con questo monoturbo che passava sopra diciamo la cabina di pilotaggio. Poi vedete bellissimo il primo esempio di telefono cellulare con questa antenna sulla testa di questo signore che appunto, come dire, in qualche modo faceva i primi esempi di telefonia mobile, così come appunto la macchina. I futuristi anche loro, vedete queste macchine del 3000, non è scritto al contrario, fu proprio fatto scritto così da De Pero, quindi gli automi, vedete questo bellissimo manifesto, questo del cinema, questi due automi che si baciano nei pupazzi elettrici, che Marinetti in qualche modo sta già, come dire, immaginando che ci possa essere una sorta di grande fratello di questi automi che ci controllano, che ci guardano e che ci vogliono imitare. Una cosa anche sconvolgente, io sono un amante di Guerre Stellari, e guardate il torso in metallo di Epstein quanto è simile al Battle Droid di Guerre Stellari. Praticamente sono la stessa identica cosa. Così come Marinetti preconizzò il futuro. Guardate cosa disse dei robot: un esercito di schiavi ostili e pericolosi, ma sufficientemente domesticati che l'uomo possa praticamente controllarli. Il computer, quindi queste tastiere che vibrano sotto le dita delle persone, gli hard disk, quindi la scomparsa del libro, quindi questi libri di nickel in cui lo spessore sarà minimo e dove si potrà praticamente comprendere tutte le pagine, diciamo, comprimere dei libri spessissimi. Guardate anche, per esempio, la tuta spaziale. Questi signori qua non erano ancora andati sulla Luna, qua parliamo del 1938, si parlava già di qualche razzo, di qualche volo, diciamo, ma senza pilota, e guardate Renato Di Bosso che fa proprio il pilota stratosferico, che la cui tuta spaziale è uguale identica a quella di Odissea dello Spazio del 1999. Arriviamo adesso al secondo futurismo, perché dobbiamo in qualche modo spiegare le polibibite, perché di fatto Marinetti e soci nel primo futurismo non erano particolarmente interessati a questo aspetto, perché lo consideravano in qualche modo minore. Il secondo futurismo inizia dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi diciamo all'incirca negli anni 19 e 20. Ovviamente molti futuristi sono morti, Boccioni, appunto Sant'Elia sono morti durante la Prima Guerra Mondiale, arrivano nuovi adepti, uno di questi è Fillia, il quale dice: vi invito tutti per il prossimo Capodanno a un banchetto sulla Luna, dove degusteremo finalmente cibi di sapore ignoto al palato e bevande imprevedibili. Questo è un po' il preludio alla miscelazione futurista, un po' la voglia di provocare, perché voi sapete, per recuperare attenzione in Italia si deve parlare
sostanzialmente di due cose, si deve parlare di sesso e di cucina. E quindi Marinetti, che era molto attento a queste cose, per recuperare attenzione nei confronti di un pubblico che oramai in qualche modo dopo la prima guerra mondiale aveva un po' scemato l'interesse, ritorna in gran dichiarando guerra agli spaghetti e facendo alcune mosse che poi vedremo dopo nelle Polibibite. Quindi arriviamo al 1930 e vediamo proprio il cambio epocale, quindi De Pero disegna delle pubblicità per Campari, così come disegna dei piatti a base di riso, spinaci, salsicce, altre cose. Quindi la cucina, un po' pensate alla nouvelle cuisine, no? Pensate un po' alla nouvelle cuisine. Di fatto il futurismo è un po' l'anticamera proprio della nouvelle cuisine francese. Un'altra cosa molto interessante, assolutamente di attualità, no? Sapete la polemica delle chiese, si aprono le chiese, non si aprono i bar. Guardate qua, Sartoris, architetto torinese, morto ad Asti, dice: perché non apriamo una bella cappella bar, da una parte si prega, dall'altra parte si beve. Quindi lui crea, disegna, tra l'altro abbiamo ritrovato i disegni, grazie Luigi Frugone, un amico di Chiavari, ha ritrovato questi disegni, gentilmente io poi ho avuto modo anche di poterli vedere, e la cosa appunto molto, molto interessante è proprio il fatto di avere questa cappella dove la gente poteva bere da una parte e come dire, pregare dall'altra. In questo modo la gente sotto l'occhio di Dio non avrebbe esagerato troppo a bere e il parroco poteva recuperare, come si dice, un po' di budget per poter investire in opere caritatevoli. Il 28 dicembre del 1930 esce il manifesto della cucina futurista. Questo manifesto è importantissimo, questo vedete Marinetti a pranzo proprio con Fillia, e praticamente è fondamentale perché viene lanciata questa idea di questa cucina provocatoria, di questa cucina che avrebbe comunque come dire, forgiato i nuovi futuristi. L'8 marzo, quindi nel 1931, apre la taverna del Santo Palato, dove apre a Torino in via Vanchiglia 2. Perché a Torino? Perché Marinetti diceva: dato che il Risorgimento è partito da Torino, anche il Risorgimento della cucina deve partire da Torino. E quindi apre questo ristorante che, ahimè, rimane aperto solo 6 mesi, perché i torinesi, sarà stata anche Futuropoli, perché Torino veniva chiamata Futuropoli dai futuristi per via del lingotto, di tutte queste costruzioni, di queste fabbriche, però in realtà ai torinesi piaceva la pasta asciutta, piacevano i tagliarini e le cose, come dire, facile. Allora, a seguito di questa esperienza viene stampata la cucina futurista di appunto Marinetti, firma e Fillia fa questa ricerca bellissima sulle polibibite e sulla cucina. Un libro che è fondamentale avere, che io credo di avere consumato. Faccio questa piccola, io la prima volta che sono entrato in contatto con questo libro, io sono andato, pensate, a Venezia, alla Biennale di Venezia nel 1986, alla Biennale sul futurismo. E lì mi sono innamorato nell'86, quindi pensate quanti anni fa, del futurismo. E comprai ovviamente una ristampa della cucina futurista e credo di averla, credo consumata a forza di averla letta per avere delle ispirazioni sul mio stile di miscelazione. Guardiamo un attimo che cos'era la miscelazione prima del futurismo. Qua vedete quanta gente andava al bar, vedete che non rispettavano la distanza, non ancora, perché ovviamente qua stiamo parlando di un bar fondamentale in Piazza Castello, il bar Impera, quindi inneggiante anche in qualche modo all'impero. Chatelet apre questo bar che fu il primo bar polifunzionale, 500 metri quadrati, sopra si ballava, a piano terra si beveva e sotto c'erano 30 biliardi. Quindi voglio dire, ognuno aveva la possibilità di potersi divertire come meglio credeva. Allora, vediamo un pochettino cosa cambia nella miscelazione. Innanzitutto arrivano le fabbriche del ghiaccio, cambia il modo di bere, gli alberghi internazionali propongono dei cocktail, come dire, i famosi Cobber, Fizz, Sour e quant'altro, quindi la miscelazione italiana ovviamente è relegata a che cosa? Al vermouth, agli amari e a qualche, diciamo, bevuta liscia, qualche cocktail decisamente molto semplice. Si diffonde la moda dei bar casalinghi. Un'altra cosa che ho trovato, che trovate contenuta sul libro, è proprio questa. Tutti pensano che i bar casalinghi siano degli anni 70, perché un po' tutti avevamo il papà e la mamma che aveva questo bar, questo la stanzia, il salotto. In realtà,
noi sappiamo che il, come dire, i bar incominciano a nascere molto prima. Questo si chiamava bar e levetto, vedete, si tirava su, e avevi le bottiglie con i bicchieri necessari per fare delle, dei facili cocktail. Con l'avvento del ventennio cambia un po' tutto, nel senso che cosa succede? Innanzitutto prendono sopravvento i prodotti italiani e, alcune parole anche non possono più essere utilizzate. Faccio un esempio, guardate qua questo libro, si chiamava Barbaro Dominio, lo scrive Paolo Monelli e proibisce la parola cocktail. E infatti, se vedete questo libro di del nostro amico Elvezio Grassi, vedete che c'è proprio scritto sopra, da cocktail c'è scritto misture, perché misture fu il nome dato ai cocktail dalla, diciamo, in qualche modo dal regime, mentre i futuristi preferirono, devo usare un altro microfono. Pronto? Bene. Mentre ci sente bene adesso? Ci sente? Qualcuno dice, mi dice qualcosa? Sì, meglio. Benissimo. Fantastico. Ok, magnifico. E allora, ecco qua. C'è eco. Perfetto. Qualcuno dice che c'è perfetto, qualcuno dice che c'è dell'eco. Comunque. Bene. Parliamo, come vi dicevo, della miscelazione classica, e quindi abbiamo il libro di Elvezio Grassi e il libro di Paolo Monelli. Guardate come quanto erano buffe le bottiglie di una volta, guardate il whisky scritto proprio, diciamo, in maniera all'italiana, qualcuno addirittura lo scrive con la U, whisky, e poi abbiamo invece, per esempio, il gin italiano, il whisky italiano, tutta una serie di altri prodotti che vengono in qualche modo imitati dalle distillerie italiane per fare fronte al fatto che non si potevano più avere alcuni cocktail, scusate, alcuni liquori cambiano, per esempio il triplo secco, se vedete, diventa appunto il triple, era il triple secco, così come l'aprico brandy era il liquore della lupa. Praticamente, che cosa succede? C'è proprio una rivoluzione legata al, come dire, alla liquoristica, così come il brandy, che non si poteva, si poteva usare la parola cognac, per esempio, vedete, si trasforma, qualcuno diceva meglio, meglio prima, è vero, va avanti e indietro, boh, non lo so. Ok, praticamente che cosa succede? D'Annunzio conia la parola arzente, vedete come cambia. Cognac Italia, cognac non si può più dire, i francesi ce lo proibiscono, e quindi nasce la parola arzente. E poi nascono i surrogati, per esempio, questo era il Monopol Martinazzi, era un brandy con le scorze d'arancia, quindi banalmente riconducibile a quello che era il Grand Marnier, che era un liquore molto gettonato in questo periodo, e vedete come appunto la buffissimo, no? Martinazzi, Monopol, guarisce la nostalgia dei liquori stranieri. Bene, arriviamo invece a capire cosa sono le polibibite. Le polibibite sono il nome dato dai futuristi appunto ai cocktail. Quindi i futuristi non amano la parola misture, non amano la parola bevanda blecchina data dall'annunzio e coniano un loro nome. Polibibite, che ha un po' di greco, polis, quindi c'è questa commistione molto bella, anche tra l'altro molto altamente culturale, sul significato appunto della polibibita. Ecco, le polibibite perché sono importanti? Perché io mi ci sono anche appassionato moltissimo? Perché in qualche modo furono il primo tentativo vero di cambiare la miscelazione internazionale. Perché? Perché di fatto noi italiani ci siamo sempre un po' adeguati alla miscelazione straniera. Abbiamo sempre fatto nostri i Cobbler, i Fitz, i Sour. Non abbiamo mai, come dire, se togliamo l'americano, il Negroni, il Torino Milano, quindi cocktail, diciamo, vermouth più bitter, abbiamo sempre preso la tradizione straniera, no? Perché, soprattutto nei grandi alberghi, era la miscelazione più richiesta. La cosa bella del futurismo, come diceva prima Roberto, è che nessuno di questi era un barman e loro portano di fatto l'arte, lo spirito creativo all'interno del mondo del bere, che è stato veramente una cosa, se ci pensate, innovativa, pazzesca, e che sfortunatamente
con la fine della Seconda Guerra Mondiale abbiamo completamente smarrito e perso. Qual era il, come dire, in qualche modo l'idea di fondo di Marinetti? Era praticamente Feuerbach dice: l'uomo pensa, sogna a seconda di quello che mangia e che beve. A che Marinetti dice: mangia con arte per agire con arte. Quindi, se vuoi essere un futurista, devi mangiare futurista, devi bere futurista. E qui incomincia appunto questa rivoluzione da parte di questi amici, questo gruppo di amici che faceva parte Barosi, Vernazza, Pindia, Giachino, che, ripeto, erano chi era un ingegnere, chi un architetto, chi un pittore, chi un poeta, incominciano a lavorare alle polivivite. Anche perché se il fascismo dice no, il cocktail va rinnegato perché il cocktail è cultura straniera, i futuristi dicono no, un momento, il cocktail è una cosa magnifica perché di fatto è una creazione fatta da una persona, con la sua fantasia, e mette, diciamo, rende vero una sua idea e soprattutto crea qualcosa che prima non esisteva. Quindi è di fatto un'installazione temporanea, quindi molto bella, no? Anche come idea di fondo. E infatti poi i futuristi creano, ricamano intorno alla polivivita tutta un'altra, come dire, un'esperienza globale, perché i futuristi dicono sì, perché il bevitore va al bar, beve, va via. Invece un'opera d'arte ti deve coinvolgere a 360 gradi. Ed ecco qui le grandi invenzioni futuriste. Per esempio, faccio vedere i tattili. Vedete? Quindi da una parte c'era del velluto, dall'altra parte c'era della carta vetro, e mentre tu bevevi e mangiavi, potevi toccare ed avevi delle sensazioni aggiuntive da queste tavole tattili, perché il tatto è di fatto il senso più distribuito in tutto il corpo, ma è quello meno utilizzato. Poi avevamo la dismusica, il rumore, quindi anche qui faccio un esempio pratico. Io ho un ristorante di pesce, invece di mettere la musica della radio che magari gracchia, metto in sottofondo il rumore delle onde del mare, dei gabbiani, oppure i futuristi addirittura registravano il rumore della frittura di pesce, quindi quando friggevano mettevano dei microfoni e registravano mentre stavano friggendo. In questo modo la gente già veniva l'acquolina in bocca pensando a quello che avrebbe praticamente pregustato. Un'altra cosa molto interessante che tra l'altro poi abbiamo rivisto tantissimo successivamente è l'uso dei profumi. Quindi praticamente cosa facevano i futuristi? Servivano la polivivita, servivano le bevande, quello che è, e poi all'interno di questo spruzzo profumo andavano a mettere che cosa? O una fragranza che era in concordanza con quello che si stava mangiando o in contrapposizione. Poteva essere dell'acqua di colonia, poteva essere qualunque altra cosa, ma in questo modo, vedete, qua c'è una fotografia bellissima, si vede proprio, dove praticamente di fatto si vede questo cameriere che spruzza sotto il naso un'acqua di colonia al nostro commensale. Un'altra cosa importantissima erano i colori. La cromoterapia nasce proprio in questo periodo, quindi l'abbinamento luce colori. Marinetti, per esempio, fa servire la giostra d'alcol con la luce verde. Noi qua vedete c'è una luce che sta girando, è giorno, quindi si vede un po' poco, ma assolutamente la polivivita veniva servita con la luce verde. E dopodiché c'erano, per esempio, non so, le luci rosse, le luci blu, a seconda se si voleva eccitare o calmare. Famosissima la cena di Parigi del 1931, praticamente officiata durante questa mostra coloniale a Parigi, dove Marinetti stupisce tutti facendo danzare Josephine Baker vestita di un tutù di banane, quindi praticamente nuda, servendo polivivite e cibi futuristi. Ma Marinetti molto intelligentemente aveva capito che se avesse fatto mangiare i parigini quella roba non avrebbe funzionato, mettendoci in mezzo la Josephine Baker aveva funzionato perfettamente, la gente era stata molto diciamo interessata. La classificazione delle polivivite. Bene, adesso stiamo parlando, parleremo di quello che sono, come dire,
in questo modo, come dire, le polipidi principali. Allora, si parlava di per mangiare, quindi quelle che solitamente io oggi le chiameremo pre-dinner, e quindi la gente prima del desinare si metteva appunto a bere, assaggiare, mangiava questi stuzzichini, chiamiamoli così, che dovevano poi, diciamo, erano delle entrate prima del pranzo. I futuristi le chiamavano placa fame, sveglia stomaco, avevano dei nomi, scotti in gola, avevano dei nomi abbastanza particolari, ed era proprio fatto proprio per questo motivo, quindi un aperitivo, un antesignano dell'aperitivo. Le due polibibite erano la giostra d'alcol, le grandi acque. La giostra d'alcol andremo a fare tra pochissimo. Vedete la commissione interessantissima, grazie a voi, cioè, la commissione interessantissima proprio tra la Barbera e il Bitter Campari. Questo di fatto è un Campari e vino che andava moltissimo, invece di avere un vino bianco a un vino rosso, quindi c'è una cosa abbastanza particolare, e la cedrata Tassoni, che era, come dire, io ad esempio la vendevo molto bene come americano. Io non so se ci sono qui degli amici barman, ad esempio al bar dove lavoravo io, quando mi dicevano fai tu, invece di fare un americano facevo spesso questa polipinta. Poi c'era la grandi acque, che invece è particolarmente tosta, perché vedete, c'è innanzitutto l'unione di una grappa con un gin, che è una delle cose che, cioè, pensate, molta gente dice no, non bisogna mai mescolare due basi alcoliche. I futuristi lo facevano sempre, anche perché non c'era la patente a punti, e quindi diciamo che pochi interessava, anzi non c'era proprio la patente probabilmente, nel senso che la patente la compravi insieme alla macchina. E vedete, la cosa interessante è il kummel con un goccio di mistra, quindi di anice, con l'uso delle acciughe. L'acciuga crea sapidità, e con questa ostia, con questo elemento abbastanza blasfemo, no? Perché comunque un'ostia, è vero che era un'ostia farmaceutica, ma nell'immaginario era un'ostia, come dire, l'ostia è di fatto il corpo di Cristo. Le grandi acque, sapete che è un passo del Cantico dei Cantici della Bibbia, quindi le grandi acque non possono spegnere l'amore, e quindi diciamo che c'è questa commissione molto interessante tra l'elemento biblico, l'ostia e quant'altro, quindi molto molto bello. Poi abbiamo la vanvera. La vanvera è fondamentale perché di fatto è il primo cocktail, la prima polipidimita che crea la decorazione esterna. Di quanto se ne è parlato di questo side? Se ne è parlato tantissimo, perché le decorazioni esterne, io metto il cibo qui. Per grande qua, nel 1932 Cinto Parosi mette, che cosa? Banane, mandorle, caffè, pomodori, acciughe, parmigiano, fuori da un bicchiere che contiene vermouth, vecchia Romagna e strega. Quindi vedete che di fatto c'era già l'idea dell'abbinamento cibo-cocktail già negli anni 30. Poi abbiamo le polipidi inventine sdevianti, quindi per avere idee fulminanti, per liberarsi dalla morale. Qua stiamo parlando anche di Freud, della morale, quindi ovviamente c'era bisogno di, specialmente se uno faceva l'artista, di liberarsi, quindi cocktail a base di assenzio, cocktail decisamente molto alcolici. Io ve ne faccio vedere due. L'inventina, che aveva questa genialata, perché vedete che i cubetti erano rossi, e erano fatti con succo di arancia rossa. Come funzionava? Praticamente il cubetto, sciogliendosi, avrebbe cambiato il colore e il gusto alla polibibita. Questo è, anche questo è geniale, perché era un cocktail in divenire, quindi nasceva molto dolce, perché Barbera, cioè scusate, perché Moscato d'Asti e liquore all'ananas sono due prodotti molto dolci, e andando avanti nella bevuta diventava più equilibrato, perché si acidificava e cambiava anche colore, quindi da giallo diventava arancione. Il decisone invece è il classico cocktail proprio anni 30, perché il vino chinato, il Barolo, è un cocktail diciamo un pochino barocco, che io lo chiamo barocco perché poi rum di Giamaica, succo di mandarino, era veramente il classico bicchiere per prendere decisioni veramente importanti. Poi arriviamo alle guerre in letto, che sono forse l'elemento più divertente del futuro. Parlavamo prima del sesso. Come facciamo a recuperare attenzione? Parliamo di sesso. Se parliamo di sesso, immediatamente la gente, tac, incomincia a svegliarsi. Ed ecco praticamente che cosa si faceva. Perché i futuristi fanno il manifesto della lussuria, quindi era gente che insomma, si divertiva parecchio. Se vi piace un libro, c'è un libro che si chiama Serate Futuriste,
scritto da Cangiullo e si capisce esattamente come ci si divertiva negli anni 30. Ed eccolo qua. Guardate per il rigeneratore, questo bellissimo polivivido, questa banana che usciva dal bicchiere, che di fatto era servito alle signore dotate di spirito. E quindi, come dire, in qualche modo era un modo dissacrante, no? Pensate, noi l'abbiamo fatto a Londra, se ti ricordi, questo all'Ivy Club, uno dei posti più belli di Londra, con il Gotha, c'erano le mogli di tutti di alcuni importanti miscelatori inglesi, e a un certo punto io sono uscito fuori con il rigeneratore per tutte le signore. E devo dire che gli inglesi sono dotati di spirito, perché devo dire che si sono messi a ridere tutti e hanno tranquillamente mangiato la banana senza nessun problema, e devo dire che è stato decisamente divertente come episodio. Bene, stiamo per concludere. Oggi sta leggendo mi dice, ma che cosa vuol dire fare miscelazione futurista oggi? Beh ragazzi, pensare di rifare le polivibite uguali, perché no? Ma il concetto è di ritornare a fare miscelazione italiana, di usare i prodotti italiani. E mai come oggi credo che sia necessario recuperare questa idea di miscelazione italiana, perché usare prodotti italiani in qualche modo vuol dire usare, utilizzare prodotti nostri, quindi aiutare la nostra economia. Quindi, allora fu una necessità, nel senso che l'embargo arrivò nel 35 perché ne facevamo di cotte e di crude durante la guerra coloniale. Ma oggi non c'è l'embargo, ma volendo potremmo utilizzare i prodotti della nostra licoristica, e ricordo appunto Campari, Fabri, Sardo, Nardini, Pallini, insomma, le aziende che, Reggio Romagna, Cassone, che in qualche modo ci hanno, come dire, aiutato in questa ricerca. Un'altra cosa importante è conoscere le eccellenze agroalimentari italiane, parlare di presidi, usare le fragole di casa nostra, usare le mele annurche, piuttosto che per fare quantomeno un cocktail o una polivivita che sappia di Italia. Un'altra cosa che io facevo ai tempi, e che mi meritai anche un articolo su Bar Giornale, fu proprio questo, è quello di fare una lista cocktail che avesse ovviamente una presenza internazionale. Sarebbe da stupidi dire non faccio il Sidecar, o non faccio il White Lady, o non faccio il Brandy Crusta, ma c'era all'interno una presenza italiana molto importante, quindi alcuni grandi classici italiani che oggi hanno, cioè il Negroni oramai ne parlano tutti, ma pensate 20 anni fa, 15 anni fa, già dire, mettere alcuni polivivite, alcuni cocktail in lista era una cosa decisamente, come dire, avanti. E soprattutto parlare di prodotti territorio, quindi creare almeno due cocktail che abbiano dei liquori o dei distillati che siano del territorio dove lavorate voi. Quindi, essere futuristi di fatti vuol dire essere un animatore di italianità, vuol dire essere a tutti gli effetti, non vuol dire essere nazionalisti col paraocchi, perché nessuno dice di non avere lo champagne in lista o di non avere uno chablis. Io dico soltanto che d'ora in avanti, quando facciamo i cocktail, quando pensiamo all'aperitivo, pensiamo di più all'Italia. Bene. Quindi io vi ringrazio, faccio le due polivivite, almeno così le potete vedere, e queste invece per avere il libro che vi dicevo prima, che come promesso. Bene, se qualcuno mi tiene il microfono mentre parlo, mi fate una cortesia. Benissimo, allora, come vi dicevo, facciamo la gambera, il ghiaccio, mettiamo il ghiaccio all'interno, quindi cerchiamo di fare, ok, la polivivita, quindi mettiamo la dose di vermouth. La polivivita veniva preparata con del brandy, lo strega, ok, e il vermouth. Quello che dicevo io era di non utilizzare gli strumenti di misurazione classici, che sono il jigger e il metal pour. Non perché uno voglia fare il fenomeno, ma il concetto è che se io vado a versare a mano libera, ogni volta ho quella minima possibilità di versare qualche centilitro in meno. In questa maniera ogni volta la polivivita è potenzialmente diversa dalle altre, quindi anche per qualche zero virgola la polivivita è diversa.
Le decorazioni, come dicevo, erano le banane, il caffè e le mandorle, che erano legate al mondo coloniale, e poi c'erano le acciughe, il parmigiano e i pomodori, che invece erano legati all'Italia, diciamo, alla nostra italianità. Se abbiamo vogliamo terminare con questo, ne facciamo un'altra, facciamo la giostra d'alcol. La giostra d'alcol era questa polibibita che abbiamo visto essere stata fatta per la prima volta a Parigi. Qual era la cosa eccezionale? Il fatto di avere del cioccolato e del formaggio, che venivano messi all'interno della bevanda, e in questa maniera c'era la sorpresa, perché la gente, tutto si sarebbe aspettato meno di trovare appunto sul fondo questi due ingredienti. Poi andiamo a mettere il Barbera, anche in questo caso, ripeto, il Barbera è proprio un simbolo della nostra enologia, anche questo assolutamente a mano libera. Dopodiché andiamo a creare l'elemento amaricante con il Campari e poi andiamo a creare il top, come si suol dire, con la cedrata. Quindi diventa a tutti gli effetti un ottimo dissetante. Poi si andava a mescolare, e come funzionava la cosa? Il cliente doveva tirare su da questo steccone e avrebbe trovato appunto il formaggio. Adesso il formaggio è caduto, fantastico, eccolo qui. Quindi mangiava il formaggio, andava a crearsi, come dire, andava a crearsi l'aspetto sapido in bocca, quindi prima il formaggio e la sapidità, poi si beveva questa polibibita che era fatta appunto con vino rosso e Campari, quindi aveva questo elemento amaricante molto interessante, e dopodiché si chiudeva la degustazione mangiando il cioccolato. Anche in questo caso, io dico sempre, adesso tantissimi sommelier, tantissimi, come dire, grandi gourmet consigliano il vino amaro con il cioccolato, e di fatto i futuristi già negli anni 30 parlavano di bevande amaricanti con il cioccolato. Quindi, come avete potuto vedere, i futuristi erano assolutamente dei creativi, erano delle persone, come dire, credo all'avanguardia, e recuperare la loro miscelazione non può che essere una cosa, come dire, fondamentale. Bene, io praticamente ho terminato la mia relazione. Se ci sono delle domande, volentieri. Bene, intanto abbiamo anche, si tengano pronti i miscelatori record precedenti, perché la prima domanda che facciamo è come si fa a diventare record, cioè a vincere. Una delle cose che comunque vorrei ribadire, tanto più in questo momento di italianità obbligata, non solo scelta, dai momenti così, in fondo quanto è tornato attuale questa miscelazione nostra, che ti chiedeva di usare e in qualche modo di aiutare i produttori locali, quindi, e qui in questo caso sono le grandi case italiane, cioè la miscelazione futurista prodotta con prodotti stranieri non esisteva, cioè un po' un simbolo, insomma, quindi anche questo ritorna perfettamente quotidiano e quasi avanti. Ecco, quindi sostanzialmente cosa hanno fatto? Hanno cambiato i giochi, hanno sparigliato le carte e ci siamo chiesti per tanto anche se fossero buoni poi questi cocktail. Allora, perché adesso abbiamo allargato l'orizzonte dei gusti, no? Però allora abituati a bere per esempio i prodotti in purezza, no? Si beveva in purezza, cioè il Negroni era già una cosa straordinaria in un contesto di miscelazione che non esisteva, e tutti gli amari, tutti i liquori erano in purezza. Quindi chissà come venivano presi queste polibibite, cioè erano forse degli insulti al berberismo normale. Assolutamente, erano assolutamente delle provocazioni. Delle provocazioni che volevano a tutti gli effetti stravolgere le carte in tavola. Stiamo parlando di cocktail di inizio Novecento, degli anni 30, dove veramente tutto si giocava su gin, vermouth, le decorazioni soprattutto erano
delle decorazioni di una semplicità disarmante, perché si usavano le scorze di limone, le scorze di arancio, al massimo c'era un'oliva, e i futuristi invece mettevano cioccolato, formaggio, olive, acciughe, di tutto e di più, e addirittura abbiamo delle polivivite con peperoncini piccanti, nocciolini di basso, cioè veramente i futuristi avevano, come dire, in qualche modo preso il territorio, quindi preso l'ispirazione del territorio italiano, e l'avevano praticamente trasportato nelle loro miscele. Esatto. Questo ci dà però anche la sua al parlare di un'evoluzione, nel senso che c'è una neo-miscelazione futuristica, di cui abbiamo fatto anche un manifesto tempo fa, nel senso che è uno stile in continuo divenire, è un work in progress, quindi noi ci aspettiamo che al di là di queste, diciamo, ricette classiche, che sono quelle che si usano per didattica, ma c'è uno spazio enorme sia nelle tecniche. Ma non ha senso, è ovvio che se io devo semplicemente prendere la polivivita e rifarla, può essere divertente, ma per una serata. L'obiettivo della miscelazione futurista, quello che io e Roberto abbiamo voluto fare, era dare ai miscelatori italiani lo strumento per poter lavorare e pensare nuovamente italiano alla miscelazione. Quindi dovete fare delle polivivite che parlino del vostro territorio, punto. Cioè il concetto è: prendete i liquori, la frutta, i prodotti del vostro territorio e create dei prodotti, dei cocktail che parlino del vostro territorio. Questo è neo-miscelazione futurista. Ripeto, prendere la miscelazione futurista e pensare che l'autarchia e quel periodo fossero giusti, no? Non è corretto. Semplicemente i futuristi hanno preso l'autarchia e l'hanno, come dire, riutilizzata a favore. Ecco, e il capisaldo di questo stile sono ancora validi, basta riadattarli. Ricordiamoli che sono l'essere plastico, quindi una certa l'oggetto, quindi il senso del liquido e del solido. Era una sensorialità diffusa, quindi questo doveva coinvolgere tutti i sensi, quindi abbiamo visto, poi non abbiamo approfondito, ma il suono, la luce, eccetera, tutto questo che porta ad essere ingrediente stesso della polivivita. Il famoso profumo spruzzato nella nuca, oggi voglio dire, l'abbiamo elaborato e modernizzato. L'essere dinamico, cioè la polivivita è un drink in movimento, e quindi anche questo non è un drink stabile, fermo, eccetera, ma l'inventina è un caso, no? Bellissimo, perché c'era questa dinamicità del ghiaccio che si scioglieva e faceva cambiare colore. D'altronde questo corrisponde un po' allo stile di tutto il movimento. Il movimento era molto il movimento. Il cinema, ma anche hanno reso mobile la fotografia, hanno reso mobile la pittura, l'aereo stesso come simbolo. Si andava a prendere la medesima, come dire, soggetto sotto diverse punti, perché l'aereo ovviamente girava intorno, i futuristi fecero i pranzi in carlinga, la gente mangiavano, giravano sopra le città e mangiavano dentro la carlinga di un aereo, c'erano le visioni simultanee, cioè effettivamente, voglio dire, se ci pensate, i futuristi erano veramente molto avanti, l'avete visto anche nelle slide di presentazione della e anche il dare un obiettivo alla vivita, quindi metterli in un gruppo di, per definizione, questo mi servirà a dormire, questo mi servirà a... è anche una cosa che è venuta molto dopo, quindi, ed è una caratteristica. Quindi io direi che è il momento, se riusciamo a collegarci con qualcuno dei nostri miscelatori storici, e vediamo se si può fare.
perché vogliamo sapere da loro come, appunto, come hanno vinto, perché hanno toccato esattamente tutte le caratteristiche. Tra l'altro abbiamo anche un piccolo trailer degli anni scorsi, se volete. Se c'è Cinzia o Vico. Sono stati i tre vincitori delle tre competizioni che abbiamo fatto, record nazionali, erano praticamente stati questi tre ragazzi, la Cinzia Ferro, la prima era di Verbania, Elisa Favaron di Bassano del Grappa e Salvatore Vita, siciliano ma che lavora credo ancora tutt'oggi a Roma. Infatti, tra l'altro, la cosa che mi ha fatto piacere è stato che Salvatore, quando hanno ritrovato il Baltic Tap di Balla, sapete che hanno ritrovato il locale di Balla casualmente durante dei lavori di ristrutturazione, hanno ritrovato le mura del Baltic Tap, in questo locale di cui io parlo nel mio libro, dove veniva servito ovviamente vino a fiumi, dove Balla e i soci si divertivano tantissimo, e lui mi chiamò e mi dice: Fulvio, guarda che vicino al mio locale dove lavoro io, ma hanno ritrovato il Baltic Tap e ho sicuramente fatto qualcosa. Poi in realtà credo che sono finiti i soldi per la ristrutturazione, credo che il Baltic Tap sia rimasto. C'è Cinzia? Bene. Arriva? Dove Cinzia? Io ci sono. Ciao. Buonasera. Ciao Cinzia, tutto bene? Sì, tutto bene, nonostante il periodo particolare, ma bene, perché siamo sempre positivi. Ma quindi oggi il lago c'è un bel sole, immagino. Oggi il lago è meraviglioso. La terra di Fedele Azzari è bellissima oggi. Vero, vero, vero. Infatti, se ti ricordi, quando hai vinto, ma l'anno dopo poi ha partecipato, adesso dico la verità, il tuo dipendente che era bravissimo, che si lanciò con, mi ricordo che si è lanciato con la tuta da paracadutista dalla scala, è stato veramente bellissimo. C'è una cosa ancora più futurista, che la tuta era di sua madre. La tuta, sì, è vero. È vero. Benegazzo, come si chiamava? Luca. Benegazzo. Perfetto, era stato veramente molto bello. Bene, ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza? Beh, la mia super esperienza, innanzitutto è stata, insomma, un coronare un sogno, diciamo così, perché dovete sapere che, insomma, anche per quello che riguarda i miei studi, ho fatto liceo artistico, già da allora ero molto legata a quello che era il periodo futurista, quindi diciamo ho avuto l'opportunità di diventare una futurista, così improvvisarmi futurista e mettere in pratica un po' quello che fino ad allora avevo semplicemente letto sui libri, insomma. Quindi, insomma, diciamo che è stata una cosa innanzitutto divertentissima. E poi, insomma, il coniugare un periodo storico con quello che è il mio lavoro, con quella che è la mia passione per quello che riguarda l'arte e in parte anche la letteratura, perché anche da ragazzina, insomma, Marinetti si leggeva altro che. E quindi, insomma, è stato proprio un mettere insieme tante bellissime passioni. E poi... Ci racconti, avevi fatto una poesia, mi ricordo, vero? Ma sì, diciamo che era un pochino più improvvisazione, sai, perché era tutto dettato, è nato tutto perché io vivo proprio fronte lago, sul Lago Maggiore, e di fronte ho anche le montagne, sicché tutto è nato da un quadro di Gerardo Dottori del 30 che rappresenta appunto queste vette. E in primo piano però si scorge uno specchio d'acqua. Certo. Quindi questo è il mio ambiente e da qui sono partita con Svetta. E, insomma, l'ispirazione è stata un po' questa.
E quindi tutto si è sviluppato intorno a un racconto dei soldati che salivano sulle vette, quindi con i loro zaini, le loro, e poi che questa cosa poi si è sviluppata nella presentazione, chiaramente. Con gli occhiali, poi mi hai portato un pezzo di terreno con sopra le erbe e quant'altro, le erbe di montagna. È stata veramente una performance, anche perché era il primo anno, no? Quindi credo che ci sia stato era un livello altissimo, ma dell'entusiasmo, no? Credo che, tra l'altro, anche nell'anno lì fu proprio, era uscito il libro da poco, c'era questo orgoglio italiano che stava ritornando molto in auge, e vi ricordo di c'eravamo divertiti come dei matti. Questa è parte del divertimento, ragazzi, cioè il futurismo è anche divertimento, no? Bisogna sorridere, bisogna divertirsi, perché sennò veramente che noia. Assolutamente. Divertirsi all'italiana, al 1000%. Esatto, esatto. Tra l'altro qualcuno mi dice non si vede la signorina, ma perché in collegamento telefonico, perché non... No, io ci sono, però... No, qualcuno ti vorrebbe vedere Cinzia, sai, giustamente dice, volevo vedere gli occhi azzurri di Cinzia. Non so perché non ti veda, sai. Quando ripara ci sarà la registrazione, ci sarai. Ok, eccomi, c'era qualcosa che non... Ah, eccola qui, guarda, avrebbero detto la telecamera. Ah, guarda, e non sono neanche sola, vedi? No! Ho portato un amico. Il babà. Il famoso babà. Bene, bene, dai. Quindi ti vedo benissimo, la maglietta, miscelatore futurista, magnifico. Eh beh, dai. Certo. Ah, eccoti qua, perfetto. No, perché giustamente, ma io, il signor Mario diceva che voleva vedere la signorina, e poi adesso la cerchiamo di trovare. Bene, bene. Ok. Comunque, in gamba, mi raccomando, la riapertura sia lenta ma inarrestabile. Ma ce lo auguriamo davvero tanto, ma veramente, ce la mettiamo tutta, D'altronde siete l'Estremadura, quindi avanti. Esatto, siamo estremi e duri. Ciao. Ciao, ciao Cinzia. Ciao, è stato un gran piacere. Ciao. Abbiamo Salvatore. C'è Salvatore? Salvatore, metti la telecamera, se no poi ci dicono non si vede Salvatore. Intanto che aspettiamo Salvatore, qualcuno dice, ma la connessione tra futurismo e fascismo? E c'era, ragazzi, perché a un certo punto, quando il fascismo prende il potere, i futuristi da anarchici diventano fascisti. D'altronde, come si dice, il potere in quel momento era fascista, però voglio ricordare che c'erano i futuristi russi, allora erano bolscevichi, e c'erano i futuristi francesi, allora erano goliani. Quindi voglio dire, da sempre gli artisti si legano, perché poi è quello che finanzia al potere del momento. Quindi sicuramente i futuristi, ci fu una parte di iscritti al partito fascista. La cosa che voglio ricordare sempre è che Marinetti fu in completo disaccordo con le leggi razziali e minacciò anche di uscire dal partito. Perché? Perché Marinetti fu allattato da una baglia sudanese, quindi una baglia di colore. Lui era nato ad Alessandria d'Egitto, e quindi aveva vissuto a stretto contatto con gente di colore, e quindi quando nacquero leggi razziali, lui si rifiutò di firmarle, di ratificarle. Questo è giusto per dire una notizia. Vedo Salvatore. Ciao Salvatore. Ciao, buonasera. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, sono a Roma, è nulla, anch'io reduce dalla quarantena, però siamo bene. L'abbiamo affrontata come si deve, diciamo. Bene, bene. Allora, ci racconti ancora la tua esperienza? Hai ancora qualche documento, vedo, dietro le tue spalle? Sì, sì. Questo è il mio cartellone, diciamo, il mio vassoio della polibibita, dell'elettrodisiaca. Vabbè, innanzitutto io mi innamoro del futurismo grazie a voi, grazie a Fulvio, a Roberto, Giulio Cocchi,
e ad alcuni amici di cui mi avevano parlato, c'ho anche dei reperti, il mio amico Antonello mi regalò questo libricino, e nulla, quindi io mi avvicinai alla, diciamo, dapprima alla cucina futurista, al concetto di futurismo con la cucina futurista, e poi niente, vi ho seguito in tutte le vostre edizioni, da spettatore e da concorrente, e nulla, poi niente, è arrivata la vittoria, sono strafelice, come diceva Cinzia, anch'io, diciamo, sono stato veramente felice, e niente, la mia era comunque una polibibita che faceva parte della categoria guerra in letto, che se non sbaglio non era stata ancora proposta, diciamo, durante le competizioni. Era un po' più audace rispetto alle altre. Era un omaggio alla corrente elettrica e agli elettroliti che appunto potessero potenziare l'essere umano, il fisico. Ed era, diciamo che questa quarantena ci ha fatto capire una cosa, doveva essere, diciamo, una pozione liquida che risvegliasse dal torpore mediatico, quello che c'era 2 anni fa. Invece quest'anno, diciamo, ci siamo risvegliati dal torpore mediatico perché l'abbiamo usato, siamo qui collegati tramite delle web, quindi diciamo che Marinetti ha fatto sì che ci risvegliassimo e usassimo realmente con lucidità tutti questi accessori che dapprima invece, diciamo, li usavamo un po' banalmente e ci discostavamo a livello umano gli uni dagli altri. Quindi nulla, questo era... voleva essere, diciamo, un risveglio, un destarsi dalla società, diciamo, un po' assopita. Diciamo che è stato questi webinar, no? O questi webinari, come li vogliamo chiamare, sono stati veramente una, come dire, una manna che cade dal cielo, perché assolutamente. Io non sapevo, cioè, magari forse ho fatto una volta o due chiacchierate in Skype, e oggi invece siamo qui in 100 a parlare di futurismo, e quindi credo che sia bellissimo. Cosa bella che ricordo anche il Salvatore, una certa presenza fisica, la devi giocare anche con un certo dinamismo, una plasticità personale, diciamo, no? Così appunto. Come ho fatto anche, beh, tutti i vincitori avevano una presenza di palcoscenico importante. Ecco che allora anche questo probabilmente influiva sul giusto, probabilmente sulla percezione complessiva, no? D'altronde anche noi guardiamo al barman che ci offre un'attività, è un effetto secondario, ma no? Nel senso anche dell'ospitalità, ma in questo caso si aggiunge anche il carattere, diventa un ingrediente della vendita. La delitta ho forse bevuto in più posti dove si stava bene, che si beveva bene. Cioè, io sono stato privilegiato allo stare bene, il rapporto con il barista, il sorriso, la capacità di coinvolgermi, di consigliarmi. Poi dico, se bevo una birra in bottiglia, un gin tonico, l'ultimo di cocktail che ha inventato, in realtà non mi interessa. A me quello che interessa è stare bene, perché se a casa mia di sicuro è uno si fa un cotto da casa sua, il bello di uscire è di stare bene, come dire, con idealità e il rapporto col bagno. Oggi questa cosa c'è un po', come dire, ahimè, preclusa, ma io credo, spero che il calore italiano nostro tipico non possa che aiutarci nell'uscire da questa situazione, ripeto, in maniera futurista, cercando di essere il più possibile ottimisti. Mi hanno intervistato qualche settimana fa sul giornale, ognuno doveva dare una soluzione al problema, un problema attuale, e chiaramente nessuno ha una soluzione precisa, però avevo detto una cosa che dovrei ripetere, cioè che noi partiamo in Italia dà una capacità pazzesca, abbiamo questa capacità di ospitalità che è centenaria, è un know-how che non tutti hanno nel mondo, ma ce l'abbiamo anche con dietro una scuola, se vuoi, di pensiero dell'ospitalità, ma anche una scuola di i migliori aperitivi, chi ha inventato il cuore, perché ha inventato, voglio dire, noi abbiamo qualche vantaggio, tutto questo
non finirà. Ecco, se può essere una parola positiva in questo momento, e ce lo dicono anche le case che erano al tempo del futurismo, che abbiamo in qualche modo riportato con noi in tanti seminari, alla fine sono tutte qui, hanno superato due guerre mondiali, hanno superato le mie peggiori crisi finanziarie, e quindi lo stesso succederà. Quindi se questa è l'occasione per dare una parola buona e anche un po' divertente, è che noi siamo battibili, insomma, non può finire qui. Probabilmente. Ci sono delle domande? Come? Elisa? C'è anche Elisa? Sono. Buonasera. Anzi, buon pomeriggio. Ciao. Ciao Eli. Tutto bene? Sì, tutto bene. Molto, molto, grazie. Benissimo. Come? Avete ancora la grappa? Sì, purtroppo adesso attualmente non sono più a Bassano del Grappa, quindi mi sono spostata un po' più vicino a voi, sono a Milano. Vabbè. Sì, un pochettino di più. Senti, ma anche parlavamo prima di presenza di scena, e io ricordo la tua polibibita, perché ti ho riportato dietro un intero teatro di... Addirittura erano i, come si chiamavano, i meccanici, gli automi. Ci ricordi con cosa hai vinto e perché hai vinto? Perché se hai vinto è più brava. Beh, ho portato la sfacciata come drink e diciamo che nasce e attraverso lo studio, che grazie a voi ovviamente, grazie all'evento che avete creato, che è un evento di grandissima cultura in cui io ho trovato dei colleghi talentuosi e con tantissima creatività, tra cui Salvatore e sicuramente Cinzia, che hanno vinto la prima e la terza competizione. E diciamo che attraverso lo studio del futurismo io ho visto un'incongruenza della figura femminile tra quello che pensavano effettivamente i futuristi della donna e quello che pensa la gente attualmente di quella che era la donna futurista, ovvero una donna odiata. In realtà non era così. In realtà il futurista vero odiava quello che era diventata la donna, ovvero una donna solo madre o solo moglie, che non aveva ambizioni, che non aveva obiettivi. Mentre, come ci ricorda Enif Robert del 19, la donna deve iniziare a trovare un nuovo equilibrio tra il maschile e il femminile, una nuova armonia tra corpo e anima, e a volte in quell'epoca non era molto semplice. Quindi sì, io ho cercato di riportare in vita quella che effettivamente era una donna futurista, ovvero una donna che cercava di riportare in superficie quella che era l'istintualità prorompente. L'ho fatto attraverso la sfacciata e mi dice già tutto. Però mi ricordo, Elisa, ho questo ricordo bellissimo della serata del Palazzo delle Misture che facevamo a Bassano, dove avevamo rifatto gli automi che giravano per Bassano del Grappa con gli autoparlanti. Ci ho messo 2 settimane a fare tutto quella cosa là. E facevamo, c'erano, facevamo 1200 polibibiche forse, non mi ricordo più, c'erano tipo 600 persone per strada con la gente che declamava poesie sulle sedie, gente che con questi automi che giravano, con la gente che non riusciva a capire cosa stava succedendo, perché erano fatti di, vabbè, erano bellissimi, sembravano dei robot del Dottor Who, no? Che se, per ricordare questo film, diciamo degli anni 70. E ho imparato a usare il seghetto automatico così, con tutte le dita ancora. Sì, c'erano i tubi di stufa, era stato bellissimo, me la ricordo ancora, e credo che sia stata una delle serate più divertenti in assoluto che abbiamo fatto in questo, diciamo, quinquennio futurista. E poi la finale, no, io parlo di serate extra, diciamo, dove abbiamo fatto dell'animazione per il territorio, no? Quindi quando qualcuno dice, ma il territorio si può anche, come dire, aiutare in questa maniera, cioè facendo le iniziative
dove c'è appunto una filosofia, c'è una storia, c'è una cultura e i prodotti dietro che ovviamente poi sono alla base, perché ci danno poi di fatto il guadagno per degli utili al bar per poterli poi, come dire, fare queste cose. È una parte di genio italiano e voglia di vivere che ci sta, no? Diventa anche questo. Io direi di salutare Elisa Coraggio, sarà bellissimo, vi faremo diversi ma ancora più dinamici, questo però. E facciamo vedere, cioè, allora, no, non più meno. Due domande flash, e poi se riuscite a fare quel breve filmino, se no andiamo a lanciare i prossimi. Ha capito il concetto del jigger e del metal tour? Il concetto è, torno a ripetere, non è che se sbagliate il martini cocktail e mettete 0,5 cm in più di vermouth dry siete futuristi, no, avete sbagliato, è diverso. Quindi se fate una ricetta internazionale dovete seguire esattamente quella ricetta. Quando fate le polibibite ci sono delle ricette codificate, 3 centilitri, 6 centilitri, 4 centilitri, è tutto codificato, ma il concetto è, versando a mano libera, ho sempre quella possibilità di errore che sta alla base dell'arte, quindi la lode dell'imperfetto. Quindi il fatto di mettere uno 0, in più rispetto alla dose iniziale ci permette di creare tecnicamente ogni volta una polibibita diversa. Poi il gusto non cambia, perché ragazzi lo 0,1 o 0,2 non cambia il gusto, ma il concetto è assolutamente artistico. Poi io dico anche una cosa, io ho lavorato anche in discoteca, pensare di lavorare a mano libera in discoteca non si può, bisogna lavorare necessariamente standardizzati. Però la misurazione futurista prevedeva la dosatura, Marinetti parla di dosatura sommaria, proprio perché non ci può essere plagio nell'arte. Ok? Anche l'aspetto della velocità, eccetera, diventa poi anche un ingrediente per rendere, se vogliamo, la bibita logica e magari una serata. Questo è anche un certo tipo di modernità. E diciamo allora due cose ancora. Si è visto lo scultore e ideatore del pupazzo futurista che abbiamo chiamato Babaccio Futurista, che è una creatura limitata. E Guglielmetto è un grande abbiamo chiamate una decina di esemplari e queste sono destinate ai vincitori di iniziare a lavorare. Ogni anno una viene assegnata, se lo vuoi fare, sì, quest'anno la assegneremo a chi vincerà le selezioni digitali che adesso lanceremo. Quindi se vuoi dire due cose su come funziona il meccanismo quest'anno, ci sarà
fortuna sul lavoro. Faremo ovviamente necessità virtù, non ci potrà essere una competizione come quella bellissima a Torino, il Salone dell'Auto del 2018, avete visto il video, fu un evento veramente magnifico. Quindi sarà necessariamente una competizione online dove invitiamo tutti i neomiceratori futuristi a fare un video, quindi dovete andare innanzitutto sul sito Cocchi, ci sono tutte le indicazioni dove io spiego quali erano, diciamo, le basi, i fondamenti della misurazione futurista, quindi la dinamicità, l'uso di materie contaminate, diciamo la decorazione, il territorio e quant'altro. Quindi dovete creare una vostra polilinica, ovviamente utilizzando prodotti italiani, dove anche in questo caso vi do un consiglio: meno homemade ci sono e meglio è, perché purtroppo la polilinica deve essere ripetibile in giro per il mondo, quindi se mettete 5 homemade fatti da voi capite anche che diventa più difficile per un collega al di fuori della vostra città di poterlo rifare, ma lavorate con i prodotti regionali vostri, quindi con dei liquori, con le situazioni che hanno a che vedere con la vostra territorialità. Filmate la vostra creazione, senza dimenticare, ripeto, gli ultimi. Che saranno di fatto le persone che andranno sulla pagina di Giulio Cocchi a votare, e quindi in qualche modo se uno ha tanti amici probabilmente potrà avere più voti, non lo so, però può anche essere che uno, se è bravo, voglio dire, possa essere votato a prescindere dalle amicizie, ma il concetto è vorremmo che voi condividiate questa vostra esperienza, venite votati, ci sarà un 50% diciamo del voto finale che sarà dato da me, da Roberto, dalla giuria diciamo come dire ufficiale, e poi ci saranno invece il 50% che è legato ai voti che riceverete su Facebook. Dopodiché ci saranno 5 finalisti che verranno nuovamente dati in pasto a Facebook e dovranno nuovamente cercare questi 5 finalisti di avere dei voti, e sarà proclamato il vincitore di questa competizione futurista, necessariamente come dire video competizione futurista, e come in precedenza ci sarà un magnifico babacio che ha un valore, voglio dire, anche perché è stato fatto da un artista importante piemontese e è tirato in pochissimi esemplari, quindi comunque è un oggetto fondamentale, come avete visto tutti i miceratori futuristi, Cinzia, Salvatore e Elisa hanno ricevuto il babacio, e questo è per voi un motivo di vanto da poter metterlo all'interno del vostro locale. Quindi dal 7 al 12 al 21 luglio ci saranno i finalisti, ci sarà di nuovo una votazione popolare, e da lì poi ci sarà questo miceratore record digitale 2020 che verrà proclamato, sperando di rivederci tutti in carne e ossa nel 2021 con un'altra competizione, di nuovo magari al Salone dell'Auto, chi lo sa. Ma l'importante è che potremo ricongiungerci con tanti congiunti come tutti voi che ci state ascoltando, con o senza certificato. Vi aspetteremo tutti, quest'anno così, e così portiamo un po' di divertimento, ma dietro c'è molta intensità, come avete visto. Sostanzialmente, se avete seguito il video, ci sono già tutte le caratteristiche, comunque è tutto scritto su miscelazionefuturista.it, cocchi.com, eccetera, quindi trovate poi tutto. Si può? Tra l'altro noi tra 3 ore faremo questo seminario più o meno uguale,
ma in lingua inglese di Cocconato e di Saluggia Vercellese, quindi sarà un inglese che potrete capire se proprio volete riprendervelo in inglese, forse anche più divertente perché siamo noi che parliamo in inglese. E comunque fa 3 ore, appunto. Si vince il braccio futurista. Noi siamo a disposizione, è facile che vada poi qualche bottiglia, anche una volta, queste cose gli succederanno, ma vediamo poi. No, quello che volevo dire è che devo ringraziare comunque il nostro team futurista, prima di tutto Francesca, che è la direttrice, diciamo, artistica e organizzativa dei concorsi, e che in questa edizione digitale è stata particolarmente hackerata, perché c'era qualcuno che chissà come parlava col suo nome, quindi non è così loquace, ma c'era qualcuno che aveva usato il suo nome chissà come. Quindi fidatevi di Zoom, ma non al 100%. Poi chiaramente il 6 dicembre il miscelatore futurista Francesco, potete venire in video un attimo, e invece chi non può venire è Matteo, che ha seguito tutta la parte tecnica. Va bene, come vedete siamo abbastanza distanziati, le mascherine più o meno ce le abbiamo e ci salveremo anche noi. Credo di dover chiudere, auguro a tutti veramente un bellissimo seconda parte di 2020, ce la faremo, siamo assolutamente in gamba, ricordatevelo. Grazie a Fulvio, che è chiaramente l'anima del concetto, ma anche a tutto il mondo futurista e tanti concorrenti, tanti amici che ci hanno seguito e che di questo ne faranno, se non un divertimento, magari anche qualche cocktail nella loro nuova carta, eccetera. Insomma, non perdete mai l'occasione di divertirsi, perché questa è parte proprio del nostro essere anche italiani. Sì, una domanda, non ci saranno altri webinar sull'argomento, nel senso che è tutto registrato, ma non ci saranno ulteriori approfondimenti, perché di fatto sulla miscelazione futurista eventualmente, chi lo sa, più avanti potrebbe... Però c'è il libro che dice tutto, sono a piacere, ripeto, il libro è qui ed è eccezionalmente ordinabile, dico eccezionalmente ordinabile via mail. Ok, io vi ringrazio, grazie a tutti e buon miscelatore futurista 2020. Ciao.